Nella relazione che faccio oggi cercherò di dare un'idea della felicità, riassumendo un po' i temi che sono stati trattati, ma soprattutto prendendoli dal punto di vista di un cristiano che crede, e quindi alla maniera di Tommaso, di Agostino, di Rosmini, mescolando insieme filosofia, teologia, ascetica e mistica. Quindi la felicità, vista un po' in tutti questi sensi, sarà molto densa. Le note non le leggerò, perché il più bello è nelle note, dove giustifico queste tesi che io faccio citando direttamente gli autori, ma qui mi limito solo ad accennarli. Poi uno nella relazione, che poi potrò anche mandarvi via internet e potrete trovare. Felicità quindi è amore di Dio. Il bisogno di felicità inizia a manifestarsi in modo confuso con l'appetito, ricordate il latino appetitus, che è una specie di fame o bisogno che spinge le facoltà umane a cercare il bene loro adeguato. Se si faranno i passi giusti, la felicità si verrà realizzando come appagamento parziale o integro dell'uomo, per poi sfociare nella beatitudine dei santi o totale e stabile gioia celeste. L'impulso a cercare qualcosa di cui si è privi non è solo della natura umana. C'è una spinta comune a tutti gli esseri viventi che costituisce come il fondo della vita in generale. Si nasce in vista di qualcosa che è posta fuori di noi e che indica la nostra limitazione. Ogni vivente si muove in cerca del proprio soddisfacimento e della propria realizzazione in fieri, e questo è l'appetito vegetativo. L'animale e l'uomo hanno in comune una superiore specie di appetito, la fame dei sensi, che mettono in moto gli istinti, per cui si parla di appetito sensibile, allo scopo di procurare piacere e di evitare dolore. Infine, nell'uomo esiste una specie di bisogno tutto suo, un appetito razionale che spinge alla gioia del conoscere, del ragionare, del volere, dello scegliere, del creare. È in quest'ultimo settore che giace propriamente il bene della felicità. Per cui felicità e infelicità sono stati d'animo che si creano con l'attività razionale e si possono predicare solo a partire dalle creature ragionevoli. Le pecore del pastore errante di Leopardi, una volta nutrite, si sentono appagate, non cercano altro. Invece il pastore che le porta al pascolo continua ad avvertire prepotente il bisogno di essere felice e soffre per non esserlo. Ricordate il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, no? Quando tu siedi all'ombra sopra l'erbe, tu sei queta e contenta, e gran parte dell'anno senza noia consumi in quello stato. Ed io pur seggo sopra l'erbe all'ombra, e un fastidio mi ingombra la mente, ed uno spron quasi mi punge, sicché sedendo più che mai son lunge da trovar pace o loco. Lui, cioè il pastore, sperimenta ogni giorno che l'uomo non vive di solo pane, come invece la pecora. La spinta tipicamente umana verso la felicità è un fenomeno che ha sempre destato meraviglia, ricordate Aristotele nei Pensatori. Non si può negare il fatto che gli uomini desiderano la felicità e la cercano. Ed ogni fatto fa sorgere domande che esigono risposte. Che cosa è? Perché l'uomo la continua a cercare? Perché la scambia con beni che non la contengono? È un'illusione o una speranza legittima? Sappiamo che a quest'ultima domanda c'è una risposta scettica,
La felicità, almeno quella piena, è un'illusione, un'utopia, e lo stimolo a cercarle è un trucco o scherzo cinico programmato dalla natura. Sempre Leopardi consigliava di non rivelare questa amara verità agli adolescenti, il sabato del villaggio, così essi potevano almeno sperimentare qualche periodo piacevole della loro vita. Infatti, lo stato d'animo di chi spera che un giorno potrà agguantare la felicità è migliore di chi scopre che essa è un'utopia. È la tesi del sabato, della vigilia, carica di una speranza che poi sarà puntualmente smentita dalla domenica. Ma tale conclusione risulta zoppa, poggia infatti su un'ipotesi a sua volta non fondata, sulla presunzione, cioè che la natura umana crei delle spinte vuote, ingannevoli, cieche, cioè non ragionevoli, perché non in vista di qualcosa. Per sostenere che la felicità è una velleità, bisognerebbe dimostrare che l'universo non ha alcuna finalità, non ha alcun piano intelligente. Diversa invece la posizione di chi ritiene che la felicità è un oggetto reale raggiungibile, una speranza concreta che finirà col premiare quanti sapranno cercarla nel luogo giusto. Quest'ultima tesi era nota molto prima della precedente, segno che lo scetticismo è uno stato d'animo che non precede mai le civiltà, ma solo le accompagna al tramonto. Uno dei massimi filosofi antichi che si interessarono al tema della felicità è stato Aristotele. L'uomo, racconta a egli, si muove a cercare i beni di cui sente il bisogno, soprattutto l'amicizia, che dice è uno dei beni più grandi, per tre scopi principali: il piacere, l'utile, la gioia che scaturisce dal semplice contemplare quella bellezza oggettiva di cui tutti gli enti sono portatori. Alla ricerca del piacere si è inclini soprattutto quando si è giovani o grossolani, all'utile quando entriamo nel campo del lavoro, alla contemplazione della bellezza oggettiva quando abbiamo salute, agio e tempo per filosofare. Questa è la tesi di Aristotele. Verso la felicità si cammina quando si cercano i primi due generi di beni nella giusta misura, quasi mezzi subordinati al terzo. Quindi ci vogliono anche il piacere, ci vuole anche l'utile, però se subordinato, vissuto in virtù, cioè subordinato alla gioia, ai beni che si disinteressati che si acquistano perché sono belli e danno gioia. Ma solo il terzo esercizio è in grado di offrire la felicità di cui può essere capace un uomo. La ragione filosofica che sta alla base del pensiero aristotelico, ridotta in sillogismo, si potrebbe esporre così. La natura non fa nulla senza ragione, perché tutto ciò che fa lo fa in vista di un fine. La spinta alla felicità come scopo finale esiste nella natura umana, dunque la felicità deve avere una meta raggiungibile e la speranza di raggiungerla è una freccia lanciata verso un bersaglio reale. La premessa su cui si regge il ragionamento implica una creazione finalistica del mondo, cioè un principio o causa prima intelligente e volitiva. Come dice la religione cattolica, è il Logos, cioè Dio, è attraverso la ragione, attraverso il Logos, che crea il mondo. Quindi già all'inizio c'è un piano intelligente, razionale. Accanto a questo tipo di risposta filosofica sulla possibilità della felicità si è sempre affiancata un'altra risposta di tipo psicologico, tra i cui rappresentanti noti possiamo citare Agostino e Pascal. Quest'ultimo si chiede come mai ogni individuo senta la felicità quale un bene a lui dovuto e quindi si lamenta di esserne privato. Nessuno, spiega egli, spiega Pascal, si lamenterebbe di non avere tre occhi, mentre si lamenterebbe se ne avesse uno solo. E allora dice lui, come dire, se il cuore dell'uomo avverte l'infelicità,
come ingiustizia, cioè si lamenta di non averla, vuol dire che è umano essere felice e che quindi è un'ingiustizia non essere felice, che la felicità gli spetterebbe come a ogni uomo spettano due occhi. Ma il sentire la felicità come parte essenziale dell'essere umano non avrebbe senso se al fondo di ogni persona non si avvertisse in qualche modo la memoria di uno stato nel quale l'uomo possedeva la felicità. La ricerca umana della felicità, dunque, è uno dei segni, per Pascal, l'eco storica di un paradiso perduto, per riconquistare il quale vale la pena mettersi in cammino. Come direbbe Agostino, tu non cercheresti la felicità se il Dio felice non ti avesse prima inoculato il desiderio di cercarla. Il bisogno di felicità, dunque, è provocato dalla memoria storica di un paradiso perduto. Ogni individuo si muove sulla terra, sempre la tesi pascaliana, come un re spodestato che cerca di riconquistare il regno dal quale è stato allontanato. Il discorso cristiano sulla felicità, ovviamente, si è andato sviluppando entro l'orizzonte delle soluzioni positive, sia filosofiche sia psicologiche. L'apporto delle verità rivelate, però, gli permette di ampliare ed approfondire queste soluzioni, soprattutto di mostrarne l'efficacia pratica nella testimonianza dei santi di tutti i tempi. La vita dei santi, infatti, è la prova più irrefutabile che la felicità non è un puro oggetto astratto di sapienti dottori, ma una realtà sperimentata con successo. E contra factum non est argumentum. Essa esiste perché c'è uno stuolo di persone pronte a confessare di averla incontrata. E sono persone che non possono dire bugie perché per loro la bugia è un peccato. Quindi se dicono che l'hanno incontrata, è vero che l'hanno incontrata, questa felicità. Come teoria, la tesi cristiana sulla felicità è semplice nelle sue linee generali. Ogni uomo si presenta sulla terra quale dono di Dio forgiato ad immagine e somiglianza del suo creatore. E dice Dionigi l'Areopagita, la somiglianza l'ha persa col peccato, l'immagine l'ha mantenuta. Allora tutta la vita è, l'uomo nasce ad essa immagine di Dio, ma deve diventare sempre più somigliante, cioè riconquistare quella seconda parte che ha perduto. E tra i nomi o attributi del suo primo fattore vi è anche il suo essere beato o felice, perché a Dio non manca nulla ed egli è tutto ciò che vuole essere. Quindi la sua potenza, intelligenza e volontà sono attività pura entro la quale circola bontà essenziale ed autosufficiente. Se la causa prima dell'uomo è tale, e l'uomo è a immagine e somiglianza di Dio, da essa non poteva non uscire un effetto che portasse in sé l'esigenza di imitare l'immagine o forma del Padre comune, quindi la spinta verso una vita il più possibile beata come lo è quella di Dio. Per cui dire dobbiamo andare verso Dio vuole anche dire dobbiamo andare verso la felicità. È una tesi che in parte ripete il pensiero precristiano, ma in parte lo perfeziona. Aristotele, come abbiamo ricordato, pone la felicità nella gioia di poter contemplare e indagare la bellezza dei principi e delle cause prime, vita la più simile a quella degli dèi, perché Dio per Aristotele è pensiero di pensiero che pensa a se stesso. No? Ma quello di Aristotele è un traguardo elitario, destinato a pochi uomini, perché il volgo non ha il tempo e le condizioni necessarie per permettersi tale tipo di vita. È vero che se la vita sapiente è di pochi, dice Aristotele, rimane in Aristotele un'altra forma di felicità più comune, quella della vita saggia, che si può raggiungere attraverso l'acquisto delle virtù etiche con la libera ricerca del giusto mezzo.
Comunque, sia la vita del saggio che quella del sapiente nel suo pensiero rimangono pericolanti durante la vita e soprattutto non godono di alcuna certezza dopo la morte. Del resto, spiega Aristotele, egli non cercava la felicità quale si addice a un Dio, ma la felicità possibile all'uomo. Dava quindi una felicità quale gli permetteva la sua filosofia. Il cristianesimo imprime al discorso aristotelico un perfezionamento ed un respiro nuovi. Lo illumina, lo dilata, abbatte anche le ultime barriere che potevano agire da freno alla spinta della felicità. Sono aggiunte che trasformano la felicità da un bene elitario a un bene universale, a portata di mano di ogni creatura libera e intelligente. Cioè, nell'ambito cristiano si può dire a tutti: se vuoi, puoi diventare felice. Nel nuovo pensiero cristiano acquista chiarezza la ragione per cui l'uomo viene creato. Egli è visto come un frutto del sovrabbondante amore di Dio. Nel creare l'uomo, Dio compie un atto amoroso che esce dalla circolarità interna della Trinità e forma dal nulla un prodotto il quale in qualche misura porta in sé l'eco della eterna circolarità divina di amore. Dota l'uomo di intelligenza, volontà e libertà, doni che appartengono a Dio in massimo grado, e gli fissa come punto libero del suo cammino la partecipazione della sua propria essenza, che è beatitudine e felicità. Da qui la tesi di Agostino, di Tommaso, di Rosmini: l'uomo non può non volere essere felice, è programmato in partenza alla felicità, è necessitato a cercare la propria felicità. Chi non la cerca non raggiunge il suo fine, non raggiunge la sua natura. Di conseguenza la cerca anche quando, non fidandosi di Dio, inventa strade proprie per ignoranza, per impulsività o per malizia. Tutto questo perché da un ente felice non può venire un prodotto che non cerchi in qualche modo di somigliare alla causa. La felicità dunque diventa lo scopo fondamentale e cogente di ogni creatura intelligente. Sei nato per essere felice. Non raggiungerla equivale a perdere il bersaglio principale, in ordine al quale viene a distendersi la vita di ogni singolo uomo. Chi non raggiunge la felicità rimane fondamentalmente un fallito per il cristiano. L'esempio di un'esistenza sprecata, una freccia uscita dalla propria orbita, una navicella spaziale che si è persa nell'abisso dello spazio sconfinato. Se la meta della felicità è una meta necessaria, comune ad ogni singolo uomo, bisogna che ogni uomo possa con la propria attività procurarsela. Quindi non solo il filosofo, non solo chi ha beni sufficienti per permettersi una vita di contemplazione. Inoltre, se Dio è amore, oltre essere contemplazione di se stesso, egli non può non voler prendersi cura della sua creatura. L'autosufficienza di Dio, che per un Aristotele o un Epicuro erano condizione indispensabile del suo vivere beato e felice, non impedisce al suo amore infinito di amare il suo prodotto, quindi di prendersi cura della creatura che più gli somiglia, di accompagnarla lungo il cammino esistenziale. Fa parte della cura amorosa di Dio per l'uomo rivelargli i sentieri appropriati all'acquisto della felicità. Dio lo fa in tre modi principali. Dapprima scrive nel cuore di ogni uomo una legge di comprensione immediata, la legge morale naturale, seguendo la quale ogni persona intelligente trova in se stesso la regola per non deviare né a destra né a sinistra dalla strada della felicità personale. C'è quindi una guida interna, e il Trattato della coscienza morale di Rosmini vuole proprio dire: non sono i dottori, non sono gli altri che mi dicono dove andare, ce l'ho già dentro la bussola per capire il bene e il male. Poi provvede a rivelare egli stesso, in modo positivo, le leggi fondamentali
ed i precetti attenendosi ai quali si è sicuri di non sbagliare. Per cui anche chi non è filosofo può attingere in modo semplice i comandamenti essenziali all'acquisto della felicità. Quindi ad aiutare la coscienza c'è tutta la Bibbia, c'è tutto il parlare di Dio all'uomo che gli dice in un altro modo le cose che già gli ha scritto dentro il cuore. Basta allora che uno che non ha studiato e che non ha penetrato bene la sua coscienza, basta che si fidi di Dio, il quale, essendo verità per essenze, non può raccontargli bugie, essendo amore per essenza, non potrebbe offrirgli cose nocive alla sua salvezza. Dice Gesù nel Vangelo, può un padre a un bimbo che chiede il pane dargli una pietra? Può Dio a un bambino, a un malato che gli chiede felicità, dargli una cosa diversa da quello che chiede? Se si fida di Dio, avrà quello che lui chiede, se è giusto ciò che chiede. Infine, terzo modo, manda il Figlio, seconda persona della Trinità, per svelargli in parte verità soprannaturale. E dal Figlio segue lo Spirito Santo che completa la rivelazione. Si tratta di due luci che hanno per fine il raggiungimento della felicità. La luce naturale, che veniva chiamata un tempo lumen nature, che aggiunta alla luce soprannaturale, lumen fidei, conduce l'uomo alla luce della gloria, lumen glorie, o beatitudine dell'aldilà. La felicità piena dunque come terzo stadio che completa definitivamente il cammino esistenziale. La venuta del Figlio di Dio nel mondo, spiega Rosmini, realizza anche un sogno che per Platone era un desiderio impossibile. La calata dal cielo di un sapiente che non solo insegni le verità per raggiungere la gioia piena, ma che mostri in se stesso queste verità nel tessuto della vita quotidiana. Ci comunichi la forza di seguirle, quindi possa dire con tutta proprietà: imparate da me, io sono la via, la verità e la vita. In effetti, Cristo non solo ci mostra in concreto come trasformare l'insegnamento in vissuto quotidiano, ma addirittura travasa in noi la gioia che con questa condotta di vita si può raggiungere. Parole inaudite che riaccendono la speranza di poter finalmente conseguire lo scopo globale dell'esistenza ed offrono alla speranza degli anticipi concreti. Che la venuta di Gesù costituisca di per sé stessa una nuova comunione di gioia all'uomo, lo si ricava facilmente dal Vangelo. Già l'angelo, la notte della nascita di Gesù, aveva detto ai pastori: vi annunzio una grande gioia. Questa grande gioia è la felicità che noi cerchiamo. E Giovanni Battista poteva testimoniare di se stesso alla comparsa di Gesù, dice: ora la mia gioia è completa. Frase di Giovanni Battista, una delle prime testimonianze di una gioia felice perché è completa, cioè una volta che ha incontrato il Cristo. Erano preannunci di ciò che Gesù stesso dirà più tardi ai discepoli, dopo averli esortati a rimanere nel suo amore e ad osservare i suoi comandamenti. Aggiunge Gesù: questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi, la gioia di un Dio sia in voi, e la vostra gioia sia piena, sempre gioia piena, quindi felicità. Ognuno vede che qui Gesù parlava di una felicità piena che da Dio si riversava nel cuore dell'uomo. La dottrina cristiana della felicità scioglie anche un altro nodo che prima costituiva un macigno sulla via della felicità. Si tratta del fenomeno della discrasia o cattiva mescolanza che c'è nell'uomo tra il volere ed il fare. Da tempi immemorabili l'uomo scopre, soprattutto con l'avanzare dell'età, che un conto è volere il bene, un conto è farlo. Io mi appello a chi tra voi ha dalla mia età in su, se
se non si è accorto che siamo veramente un pasticcio in quanto uomo, ognuno quando esamina se stesso. Quando si è ragazzi o giovani si pensa che si possono superare determinati limiti, eccetera, e si spera. Si arriva a un'età in cui si dice questi limiti, questi difetti, queste inquietudini che ci sono in me non me le toglierò mai. Quindi io da solo non mi posso salvare. Cioè, questa quindi è una cosa che viene e mi riferisco alle continue ammissioni sincere di uno video, e non vorrei perdere tempo, video meliora proboque, deteriora sequor. Cioè vedo e approvo le cose migliori e poi seguo invece le peggiori. Ripetute da un San Paolo, là dove dice che vuole una cosa e poi ne fa un'altra. Dice San Paolo, c'è in me il desiderio del bene, ma no, non la capacità di attuarlo, senso della propria limiti. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Là dove dice quindi che vuole una cosa e poi ne fa un'altra. Riprese da Pascal dove parla della miserabilità mescolata alla grandezza dell'uomo, dice Pascal in uno dei pensieri, tutte le attività degli uomini sono volte all'acquisto del bene, eppure essi non potrebbero mostrare i titoli che ne giustifichino il possesso, poiché non hanno se non il loro capriccio, né hanno forza per possederlo in maniera sicura. È vero che c'è qualcuno invece che muore pensando che ce la farà, che si realizzerà, eccetera, ma dovrebbe farsi dire sinceramente cosa ne pensano i vicini di lui e allora capirebbe che forse non è quello che lui crede di essere. Questa esperienza è causa di tante amarezze negli uomini sinceri, ma anche del generale scetticismo circa la possibilità concreta della felicità. Infatti, se la felicità è una bellezza che non si può acquistare se non mediante il vissuto delle virtù, e le virtù non si riesce ad averle con le proprie forze, tanto vale rinunciarci, dice qualcuno. In questo senso, anche Aristotele concludeva che la beatitudine piena era solo degli dèi, perché erano gli unici autosufficienti in assoluto in quanto non possedevano alcun limite, mentre noi siamo pieni di limiti. Non era dell'uomo a causa dei limiti nei quali vive la vita, tantomeno delle bestie che non essendo neppure coscienti dei limiti loro inerenti, non possono essere né felici né infelici. Quindi quello che dice Leopardi che sono felice non è vero. Cioè, la felicità è la coscienza di essere felice, senza la coscienza non c'è felicità. Perché altrimenti basta che ci fanno, prima dell'operazione si fa l'anestetico, no? Basta quello e noi saremmo felici, invece siamo niente lì, no? Non abbiamo la coscienza del nostro essere quieti. Sia Platone che Aristotele si erano fermati alla scienza delle virtù etiche, con le quali si può raggiungere la felicità, ma ambedue ammettevano l'impossibilità sia di poter trasmettere queste virtù di padre in figlio e di maestro in discepolo, sia soprattutto di poter sanare in radice gli abiti acquisiti da una cattiva volontà. Per loro la sapienza e quindi la felicità era una conquista esclusiva della libertà personale. Il cristianesimo sblocca questa difficoltà ricorrendo ancora all'amore di Dio. Ciò che all'uomo sarebbe impossibile diventa una possibilità legittima, perché Dio interviene positivamente col suo aiuto onnipotente. Gli psicologi dicono tesi consolatoria e in realtà chiunque vive un po' di vita cristiana sperimenta che una tesi efficace, altro che consolatoria, cioè funziona nella vita dei singoli. Questo suo aiuto si manifesta concretamente col perdono del peccato commesso
e con l'aggiunta della grazia alla nostra volontà intelligente ed amante. Il perdono si rende possibile perché il Verbo di Dio merita per noi, cioè, e quindi Lui può perdonarci, può pagare il nostro debito che chiediamo al Padre, no, di rimettere a noi i nostri debiti, può rimetterli per noi, cioè può ristabilire la giustizia e ristabilisce la giustizia con Dio tra il dare e l'avere, perché ha sofferto già Lui per noi, ristabilimento che azzera il nostro debito o peccato e quindi ci può fare ricominciare da capo. Il dono della grazia poi costituisce un valore aggiunto alla nostra debolezza, infonde forza nuova soprannaturale alle nostre forze naturali, per cui con l'aiuto di Dio diventa possibile fare ciò che da soli non saremmo stati in grado di compiere. Per cui ricordate, Madre Teresa di Calcutta diceva: io sono una matita, ma siccome il valore aggiunto, cioè la grazia, lavora con me e riesco a fare tutte quelle cose di cui io stessa per primo mi meraviglio di come riesca a farlo. E così pure San Paolo, quando diceva: non io, ma la grazia di Dio con me, cioè certe cose si possono fare perché Dio mi aiuta. La grazia, infatti, non si limita ad essere una cosa santa da contemplare, ma è una realtà attiva che muove anche la volontà, è santificatrice, cioè non è solo, una cosa santa, ma è santificatrice, cioè è una santità che è attiva in chi la riceva. Con la grazia, spiega Rosmini portando una metafora, l'uomo si sente come un piccolo cane in gabbia accanto ad un leone. Sa di non poter fare un granché da solo, ma sa anche che con l'aiuto del potente vicino ed amico potrà fare cose impensabili. Questo non vuol dire che si disprezzano le altre cose. Ricordate la frase di Teresa, della grande mistica, che diceva: Teresa da sola niente, Teresa con Gesù molto, Teresa, Gesù e il denaro tutto. Cioè, era chiaro, cioè, che valorizzava tutti gli aiuti, quelli naturali e quelli soprannaturali. Altra notizia lieta o Vangelo del cristianesimo: esso neutralizza le minacce serie che da sempre hanno sbarrato la strada alla felicità umana, quali la sfortuna, la miseria, il dolore, la stessa morte. Infatti, dopo la venuta di Gesù, anche la sfortuna e la malattia, come il pensiero della morte, non costituiscono ostacolo insormontabile all'essere felice, perché esiste un modo di convogliare ogni stato della vita verso la felicità piena. Le sofferenze e le difficoltà, se affrontate per amore di Dio e del prossimo, da spazzatura umana vengono trasformate in mezzi di redenzione. C'è un riciclo interessantissimo nel cristianesimo di quella che invece in tutti gli altri pensieri era una spazzatura. La morte non fa più paura perché vinta una volta per tutte dallo stesso Gesù, il quale permette a chi muore con Lui di risorgere con Lui. La trasformazione di mali come la povertà, la sfortuna, la sofferenza e la morte in potenziali ausili per l'acquisto della felicità rende ragione del perché alla felicità non solo si possano accostare tutte le persone, ma anche del perché tutti possano sperare di conquistarla in qualunque condizione di vita ad essi riservata, sia che la congiuntura sia favorevole, sia che sia sfavorevole. Al tempo stesso spiega perché nelle civiltà dove la dottrina cristiana della felicità si viene allentando, questi mali tornino a far paura talvolta più della stessa morte. Si può giungere a forme di regresso più estese dello stesso pensiero pagano. Ad esempio, Aristotele bollava come gesto di viltà
Quindi, come eccesso per difetto di coraggio, procurarsi la morte volontariamente sotto la pressione della sofferenza e della sfortuna. Perché diceva Aristotele, questo qui non ha il coraggio di affrontare il tema un po' della tragedia. Oggi invece in certi ambienti culturali decristianizzati lo si vorrebbe far passare come una conquista della libertà umana il procurarsi la morte quando si è in situazioni di disagio. Grazie alle novità apportate, il cristianesimo configura l'intera esistenza umana ad un itinerario, un pellegrinaggio o cammino verso una felicità crescente. Ogni individuo si affaccia sul mondo grazie all'amore di Dio che lo chiama alla vita, e questo è l'exitus, cioè si esce, si affaccia fuori. Cammina nell'esistenza con dentro l'impulso di ritornare, ed ecco il reditus, al Dio amore che l'ha creato, come verso una patria che l'attende. In tutta la Summa di San Tommaso c'è sempre questa nostalgia della patria. Quando saremo in patria, stiamo andando verso la patria, e chiama così il cielo. Vita allora come work in progress, attività che è già una forma di felicità, perché l'attività dovuta alla propria libertà di scelta è già una eco della gioia creatrice del Dio che è atto puro, cioè attività libera e cosciente. Capita, cioè alla vita, quelle che capitava a me ragazzo quando dal seminario andavo a casa. Appena mi mettevo in treno e sentivo le ruote che allora erano fragorosi, mentre le ruote facevano rumore, io dicevo un passo di meno verso casa mia. E quindi gioivo perché le ruote camminavano, perché andavo. Chi considera la fine della vita come un reditus, come un ritorno in patria, e tutto ciò che passa, come Rebora diceva, un giorno in più verso il cielo, un giorno di meno della terra. È già una felicità questa, cioè un camminare verso il felice. Di conseguenza l'uomo, sempre se lo vuole, non è condannato a sperimentare lo smarrimento, il naufragio, la perdita del senso globale della vita. E questo costituisce un altro tassello importante di felicità, perché poter convogliare ogni evento verso un senso ultimo positivo dà alla vita sale, sapore e la rende piacevole. L'amore di Dio durante questo cammino gioca il ruolo di un sole che illumina la via, scalda e attira. Man mano che vi si avvicina, la creatura prende gradualmente la forma del bene verso il quale è diretta. E anche questo è bellissimo, questo esempio che porta Tommaso, ad esempio, l'uomo diventa un po' come il ferro messo sotto il fuoco. Piano piano, con la vicinanza di Dio, il ferro acquista la natura del fuoco. Così l'anima dell'uomo, man mano che si avvicina a Dio, acquista l'immagine, cioè più definita, del Dio, man mano che va avanti gli somiglia. O come un'altra immagine molto bella, come il grano esposto al sole, alla spiga, si abbronza e acquista piano piano il colore del sole, no? Il chicco di grano, il calore dorato del sole, così l'anima che va verso Dio piano piano acquista quasi l'immagine di Dio. E da qui capite come i santi diventano trasparenza perché ci aiutano nella loro immagine a vedere meglio la figura del Dio verso cui noi andiamo. L'amore o bontà di Dio funge anche da stimolo, pungolo, inquietudine a non fermarsi sulle bellezze che man mano si incontrano. Ogni bellezza passeggera che ci viene incontro è come una stazione, un gradino sulla scala della felicità. Quando la incontriamo, essa ci offre quasi ristoro quello che ci potrà dare, ma ci dirà anche amichevolmente che non è la meta ultima del nostro desiderio. Le bellezze intermedie, infatti, ci possono dare un po' di sollievo, ma non sono in grado di saziare il desiderio di felicità. Ci offrono quel tanto che serva a recuperare le forze per poi riprendere il cammino. Noi dobbiamo ringraziarle sia per quello che ci danno, sia per quello che ci dicono.
Il lato di insoddisfazione che porta ogni bellezza sincera, ogni bellezza terrena, è una sincera loro confessione che la nostra anima merita di più di quanto esse possano offrirci. Per cui dice Kant, non c'è quasi niente di più bello nella vita che un buon pranzo fatto con amici, con il vino a tavola e con chiacchiere, il Kant austero, no? Dice questo. È vero, ebbene, ma non si può dire che l'uomo si può fermare lì, cioè è una bellezza anche quella, è una bellezza l'amicizia, sono una bellezza i figli, è una bellezza i soldi, ma come cammino? Cioè loro ci dicono, guarda che io ti posso dare qualcosa per aiutarti a camminare, ma non sono quello in cui tu ti devi fermare. E in questa cosa, se li sappiamo ascoltare, le cose ci parlano con sincerità, non ci imbrogliano, ci dicono la verità. Ci parlano quindi e ci dicono quello che ci possono offrire loro. Ci parlano allora di Dio per via negativa. Come se ci dicessero non siamo noi ciò a cui tu sei diretto. La via è buona, ma non fermarti su di noi. Usaci come mezzo e non come fine della tua vita. Se sappiamo ascoltarle, diventano francescanamente fratelli e sorelle amiche, che ci aiutano a lodare il Signore ed a tenere in mente la nostra meta finale. Ed ecco allora perché nei conventi, prima di mangiare, di darsi alla gioia del pasto, si prega, cioè si mangia contenti ma in rendimento di grazia, e cioè ci si ricorda che non ci dobbiamo fermare lì. Il dialogo corretto tra l'anima e i beni della terra costituisce di per sé stesso una memoria continua della vocazione dell'uomo alla felicità. Questi beni fragili, infatti, in parte annunciano la felicità futura, in parte la anticipano. La anticipano per quello che essi sono, la annunciano per quello che essi non sono. In quanto la anticipano, essi sono conferma, pegno, primizia di ciò che ci attende. In quanto la annunciano e la ricordano, essi sono stimolo a non assolutizzarli, a non accontentarci di essi, a volere altro. Così quel motore che è l'amore di Dio per l'uomo agisce nell'anima dell'uomo come una presenza che permette di godere dei beni della vita, ma nello stesso tempo invita a goderli moderatamente, senza intemperanza o incontinenza, con rendimento di grazie, senza lasciarci stordire al punto da scambiarli quasi fossero il tutto della vita. Non a noi, non a noi, esse ci supplicano, ma al Signore dà gloria. Una delle conseguenze della vita, quando è intesa come cammino verso l'approdo definitivo nella gioia del regno del Signore, è che si può vivere l'intera esistenza entro la dimensione della felicità. Il Gaudium diventa un compagno inseparabile di viaggio del pellegrino terrestre. Esso trova il suo saldo fondamento, spiegano autori quali Tommaso e Rosmini, nella certezza che Dio ci ama e che niente e nessuno possono privarci del suo amore. Questo è il fondamento ultimo di ogni felicità, il pensiero che Dio ci ama e che non ci abbandonerà mai. Al cristiano basta questo pensiero costante, una volta compreso nella sua pienezza, per ritenersi comunque fortunato qualsiasi cosa dovesse accadergli, sulla terra. Nulla, dice San Paolo, potrebbe separarci dall'amore di Dio se noi lo desideriamo e ci sforziamo di abitare in esso. Il Cantico dei Cantici ci conferma che l'amore è più forte non solo delle sofferenze, ma della stessa morte, per cui non ha senso sentirsi sfortunato in qualunque stato della vita. Questa certezza crea uno stato d'animo che dà allo spirito una quiete o riposo di fondo, il senso di possedere un bene che è infinito sotto tutti gli aspetti, e che quindi offre il bene totale, l'autosufficienza. Un bene che possiede il tutto come realtà, come verità, come bontà. Si impara, direbbe Rosmini, bellissima frase di Rosmini, a riposare in Dio ed a vivere il gaudere che conclude l'adorare ed il tacere.
C'è la tranquillità che viene dalla sensazione che nulla potrà nuocermi. Come c'è la gioia dell'amicizia con un essere assoluto che mi conosce per nome, è più intimo di me stesso, mi ha tessuto nel seno di mia madre, mi ascolta sempre, è disposta a perdonarmi e mi attende nel suo regno. Scrive San Francesco di Sales: la certezza che Dio ci infonde che il paradiso è per noi rafforza immensamente il desiderio che abbiamo di possederlo e tiene accesa in noi la speranza, la quale si trasforma in un amore che attende ed aspira. Bellissima questa sua esperienza. Il gaudio non è ancora beatitudine, cioè gioia piena e non più minacciabile, perché la nostra volontà libera potrebbe rifiutarsi di accettarla, cioè dipende sempre da me se riuscirò. Ma il fatto che da parte di Dio l'amore c'è sempre ed è disponibile a ricomunicarcelo nel caso lo smarrissimo, garantisce una gioia di fondo che è primizia della felicità futura. La possibile presenza concreta di un gaudium ininterrotto durante il pellegrinaggio terreno risolve un altro nodo che il pensiero pre-cristiano non avrebbe potuto sciogliere: la compatibilità nell'anima di due stati contrari, quali la sofferenza e la gioia. Ora si può, come scrive San Paolo ai Corinti, essere ritenuti afflitti e tuttavia rimanere sempre lieti. Man mano che si perdono questi valori cristiani, si perde anche questo tipo di vita, e quindi non ci dobbiamo meravigliare se in luoghi dove il cristianesimo va lontano si perdono queste ricchezze di modi di vivere. Quindi come essere ritenuti afflitti e tuttavia rimanere sempre lieti, ci vuole insegnare San Paolo. È un'esperienza comune ai più alti esponenti della spiritualità cristiana, quali Caterina da Siena, Giovanni della Croce, Antonio Rosmini, Clemente Rebora, che lo sperimentava qui, il letto che aveva qui dove noi stiamo parlando, Padre Pio da Pietrelcina e così tanti altri. In sostanza si tratta di questo: c'è un fondo dell'anima che può vivere in gaudio anche se la superficie è come un mare in tormento. Il fondo è la coscienza dell'unione col Dio amore, unione intima che non viene scossa da nessuna situazione di superficie. Questa consapevolezza interiore manda segnali di stabilità e di fermezza tali, in chi li sperimenta, che può permettersi di far fluttuare la superficie dell'anima a suo piacere. Per portare una metafora, immaginate un albero dalle radici ben salde che può affrontare sulla chioma l'abbattersi dei venti e degli uragani. Ebbene, tipi come Padre Pio da Pietrelcina e così tanti altri sono di questo tipo qui, cioè hanno delle radici che sono sempre stabili, forti, eccetera, e sopra hanno una chioma che ondeggia al fluttuare delle circostanze, dei venti, della salute e di tante altre cose. Quando allora la sfortuna o la sofferenza si abbattono sull'anima, quasi terremoti o tifoni devastanti, il cristiano vive come due vite. In superficie, cioè nei sensi e negli istinti, si sente sballottato in tutte le direzioni. In radice, invece, l'ancora dell'amore di Dio tiene l'anima aggrappata saldamente al proprio Dio. Si odono quindi le urla e il fluttuare della parte sovrastante. Pensate alle poesie, i canti dell'infermità di Rebora, quando cantava il suo dolore fisico, oppure Giobbe, cioè queste urla all'esterno, oppure nel film Ultimo su Gesù di Gibson, mi pare, il Cristo sulla croce che urla, cioè che grida il suo morire. Ma si avverte nel fondo una saldezza straordinaria che impedisce all'anima di disperarsi o di smarrirsi.
si ha la sensazione come se in superficie l'anima gemesse, in profondità godesse. Se qualcuno avesse chiesto a Caterina da Siena o a Padre Pio se desideravano essere sollevati dalle sventure cui erano affetti, essi avrebbero risposto con una frase tipica di San Francesco di Sales: come piace a Dio. Oppure avrebbero chiesto, come Clemente Rebora: Signore, ti faccio voto di morire e soffrire oscuramente, polverizzato, annullato nel tuo amore. Sono richieste, cioè faccio voto, ti chiedo la grazia di fare questo. Vale a dire, purché Dio continui a darmi la forza di soffrire, faccia come crede meglio. A me non interessa mutare statua esistenziale, interessa rimanere agganciato alla volontà di Dio. Una delle ultime che ho conosciuto è stata una calabrese, Natuzza la Santa, la chiamano, molto nota adesso in giro, che viveva in questa situazione in cui si chiedeva: ma Natuzza, vorreste star meglio? Come piace a Dio, se Dio crede. Oppure gli diceva una volta: Dio, a noi Dio la accomunava il soffrire, agli altri lo stare bene, cioè la prendeva per una cosa sua. Talvolta non sono solo le facoltà basse dell'anima ad essere messe in subuglio in questa situazione, ma anche quelle alti, quali l'intelligenza e la volontà. San Giovanni della Croce parla di due notti che possono avvolgere l'anima: la notte dei sensi e la notte dello spirito. La notte è metafora dell'oscurità. Questa notte dello spirito vuol dire che coinvolge la volontà e l'intelligenza, questo soffrire, questo tormento. È metafora dell'oscurità, cioè di quei momenti della vita nei quali si può e nei quali si cammina senza essere in grado di vedere, calcolare, giudicare. A vivere nella notte possono essere i sensi, cioè i desideri e le paure, i piaceri ed i dolori, ma possono essere anche le facoltà intellettive e volitive, cioè il capire, il volere, il deliberare. San Giovanni della Croce ci dice che queste due notti, in un certo senso, sono necessarie per poter sperimentare la libertà e quindi la felicità dello spirito che sta dietro questi due strati, cioè lo strato dei sensi e lo strato dell'intelligenza e della volontà libera. A volte è la vita stessa che si incarica a provocare queste notti. Ma quando il cristiano è maturo, può essere quasi egli stesso a provocarle in vista dell'entrata in uno spazio nuovo, profondo, fecondo. Allora si ha la congiunzione della notte esterna e della felicità interna, della notte in superficie o della luce o felicità in profondità. Spero di essere in buona compagnia quando io leggo queste cose. Sono come il cieco nato che sente da un altro che dice: sai, lì c'è il mare, è azzurro, lì c'è la montagna, cioè capisco le parole, ma non avendole, perché non sono un mistico, provate, e di quello ve ne siete accorti e convinti, ma credo che sono in buona compagnia, quindi dobbiamo credergli a questi, se no sperimentarli per potere, non vale la ragione qui. Due strofe della poesia che San Giovanni dedica alla notte oscura recitano: nella gioiosa notte, in segreto, senza essere veduta, senza veder cosa, né altra luce a guida avea fuor quella che in cuor mi ardea, e questa mi guidava più sicura del sole a mezzogiorno, là dove mi aspettava chi ben io conoscea, in un luogo ove nessuno si vedea. Cioè, è una notte oscura ma gioiosa, perché sta andando verso una luce che, come dice Dionigi l'Areopagita, non si può vedere non perché è notte, ma perché abbaglia, e quindi è talmente forte che l'occhio umano non la può vedere.
perché viene abbagliato da questa luce. Qui San Giovanni vuole sostenere che l'anima è in possesso di una luce interiore, la luce dell'amore di Dio, alla quale le luci dei sensi e quelle dell'intelligenza e della volontà libera fanno addirittura da ostacolo per una visione chiara. Quindi è felice e fortunata questa notte, perché non essendoci più i sensi a disturbarmi, non essendo più la mia intelligenza riflettente che mi distrae, che mi fa, non essendoci i desideri della mia volontà, posso finalmente ascoltare questa cosa senza più disturbi, senza essere vista. La mia anima può entrare in questo terzo fondo, che è quello dello spirito, e quindi sono fortunato che è notte, perché se fosse giorno sarei distratto, mi disturberebbero tutte queste voci. Per cui, quando le facoltà sensitive, intellettive e volitive dell'anima stanno dormendo, perché per loro è notte, allora è il momento felice che permette di vedere meglio l'interno. E l'anima di Giovanni scivola nella notte, non vista dai sensi, non vista dall'intelligenza, e può andare verso il suo amato. Come la notte della terra, che favorisce la visione delle stelle in cielo. Cioè, per poter vedere le stelle bisogna che sia notte qui sulla terra. Dice le stesse cose Rosmini quando invita ad abbandonare totalmente se stessi nella divina provvidenza. Cioè, fai ciò che vuole Dio nonostante tutto. Nel totalmente sono implicite le due notti. In altro luogo Rosmini invita a riconoscere intimamente il proprio nulla, che vuol dire fai notte sul tuo io per poter vedere il cielo di Dio. Qui è l'intimamente che implica le due notti. In altre parole, se si riesce a far dormire le facoltà umane in modo che non vogliano di proprio nulla e non disturbino le voci che salgono dal profondo dell'unione tra l'anima e Dio, allora diventa più facile il dialogo spirituale e diventa più pura la gioia di capire e volere ciò che Dio vuole al mio bene. È un perdere la propria vita in superficie e dall'esterno per ritrovarla in profondità e dall'interno. Questa mescolanza di livelli durante la vita terrena non può essere eliminata per il fatto della costituzione ontologica attuale dell'uomo. Egli infatti possiede un corpo che si porta dietro le cicatrici del peccato originale anche dopo il battesimo. Queste cicatrici consistono in sostanza nella concupiscenza, grazie alla quale gli appetiti del senso e degli istinti fanno difficoltà ad essere governati dall'anima, e l'anima a sua volta si trova a dover essere tirata sia dalle spinte irrazionali sia dalla volontà di Dio. In tale situazione la felicità non potrà mai essere né piena né stabile. Bisognerà accontentarsi ad assaporare le primizie, come abbiamo detto, e vigilare affinché almeno la speranza della felicità piena non si spenga in noi. Se la felicità ha inizio e termine nell'amore di Dio, è chiaro che i due massimi principi di condotta che la offrono sono l'amore di Dio, che è un riamare l'amore, e quello del prossimo, cioè un amare il prossimo perché Dio lo ama. E spiega Dionigi sempre all'Areopagita, l'amore di Dio è un ritornare alla sorgente. L'amore del prossimo è come l'amore di Dio è uscito per creare l'uomo, è un andare invece verso l'esterno per portare ciò che si è preso. Per cui direbbe San Tommaso, la vera vita dell'uomo è questo, è contemplare et contemplata tradere. Il contemplare è l'amore di Dio, quindi nella preghiera, nei sacramenti, nel resto io e mi carico come il telefonino dell'amore di Dio, però poi c'è il contemplata tradere, cioè attraverso la predicazione, l'opera, eccetera, porto nel mondo l'exitus, cioè l'amore di Dio che esce verso il mondo. Sono belle immagini, e come ho paura che faccio tardi, però fra 10 minuti termino, una bella immagine di Dionigi e l'Areopagita, dice il vescovo
sulla cattedra, deve stare in alto, perché Episcopus è colui che sta in alto, e deve stare in alto perché deve stare tra Dio e gli uomini, e deve quindi tenere gli occhi su Dio per attingere, perché per Dionigi tutto passa attraverso gli angeli, quindi le mediazioni, e il popolo invece per poi darlo. Scende dall'alto, dice, per un po' di tempo e va verso il popolo per incensarlo. Dice, il vescovo è l'angelo che porta al popolo, ai fedeli, l'amore di Dio che ha attinto. Però, dice, deve poi ritornare presto in alto, perché quello è il suo posto, cioè il suo posto. E questo è anche il posto del sacerdote, cioè ogni mattina tutti si alzano, vanno al lavoro, fanno le loro cose. Il prete deve dire alzati, perché tu devi pregare, cioè se vuoi essere, sentirti socialmente responsabile, questo è il tuo compito. E quindi se non hai detto il breviario oggi, se non hai detto la messa, il tuo problema non è solo con Dio, il tuo problema è anche con gli uomini, perché hai promesso agli uomini che tu avresti pregato per loro, e gli uomini ti aiutano anche per questo, perché ed è questo anche il significato dell'offerta. Si dà l'offerta al prete per dire, lei pensi a pregare, al resto pensiamo noi. Ma se il prete piglia l'offerta e poi non prega, questo è un vigliacco, è un parassita della società, perché non fa il suo compito. Talvolta non sono le facoltà basse dell'anima ad essere, questo l'avevo già detto, ne viene allora di conseguenza che l'attività contemplativa di natura teoretica e individuale, per completarsi, dovrà poter mettersi a disposizione della carità. Si conosce non per la semplice gioia individuale del conoscere la verità, ma per trasformare la luce della verità nel fuoco della carità del prossimo. La vita del sapiente cristiano allora non è ricerca disinteressata della verità astratta, ma ricerca di una verità che si trasformi in vissuto. Come dice Rosmini, il sapiente è al tempo stesso luce di verità e fuoco di carità. Se il precetto cristiano si fermasse solo all'amore di Dio, allora la vita contemplativa sarebbe più simile a quella che suggeriva Aristotele. Si contempla Dio e dalle meraviglie che si scoprono in Dio uscirebbe dall'anima un'adesione ed una lode perenne, che sarebbe il modo di riamare l'amore. Ma c'è anche l'amore del prossimo, cioè l'esigenza di spandere sul prossimo l'amore trovato in Dio. Da qui un certo ordine nell'amore, e San Paolo allora avvertiva già i cristiani, con una frase che prego i filosofi qui presenti di meditare: la scienza da sola gonfia, mentre solo la carità edifica. E quando io ero provinciale e mandavo i rosminiani a fare università o a studiare, dicevo, ricordati, tu vai a studiare, acquisterai scienza rispetto ad altri confratelli che vanno a lavorare, a fare. Però quando acquisterai scienza, non adoperarla per criticare gli altri, non adoperarla per sentirti superiore, adoperala per aiutare gli altri, cioè per edificare. Perché la scienza da sola gonfia, la carità invece edifica. Agostino suggeriva di distinguere tra la gioia del possedere la verità e quella di portarla al prossimo. Se si ha la possibilità di contemplare, diceva ad esempio Agostino, un vescovo di cultura, deve andare a fare il vescovo, cioè se lo chiamano a fare il vescovo un uomo di cultura, dice, se si ha la possibilità di contemplare ed amare la verità per se stessa, allora bisogna prediligerla a qualunque altra forma di vita, vita contemplativa come scelta. Ma se la necessità della carità lo esige, allora bisogna uscire dallo stato contemplativo e immergersi nella vita attiva. Se volete vi leggo la frase. San Tommaso, con uno sguardo all'ordine dei benedettini cui apparteneva, sosteneva che la migliore forma dell'uomo consisteva proprio in questi due compiti, contemplare et contemplata tradere.
Egli pensava, Tommaso, al frate domenicano che meditava nel silenzio e nella solitudine la parola di Dio per poi spalmarla, una parola oggi molto usata, nella predicazione e nello scritto. Ed ecco perché i domenicani vengono anche detti frati predicatori. Rosmini, con altre parole, suggerisce la stessa cosa. Di suo il cristiano sceglie come forma migliore la vita contemplativa. Ma quando la volontà di Dio lo chieda, se Dio vuole, è pronto a tuffarsi nella vita attiva. Sono tutte dottrine che danno il primato alla virtù della carità e quindi alla volontà su quello dell'intelletto e della ragione. Per cui, come dice San Paolo, sopra tutte le cose la carità. È compatibile con la carità, tutto si può fare, tutto si può sacrificare. Sto per finire. Infine, la scuola cristiana della felicità si spinge in alcuni maestri ad immaginare lo stato d'animo di chi questa felicità l'ha conquistata come un tesoro che non gli può più essere rubato, lo stato dei comprensori celesti che abitano il paradiso. È anch'esso un settore tipico della cultura cristiana che ha nell'italiano Dante Alighieri, uno dei cantori più noti. Sul tema dell'oltretomba, gli autori pagani, di fronte a quelli cristiani, non hanno che confusi e incerti balbettii. Pensiamo a Omero e Virgilio, cioè vedevano solo zone confuse nell'aldilà. Il paradiso, quale ci viene raccontato, è un luogo che riflette il maggior grado di felicità immaginabile nel tempo e nella cultura in cui vive l'autore che lo descrive. Se appartiene all'antichità, riflette ad esempio le corti imperiali con le sue gerarchie e le sue regole. Se invece all'epoca moderna, riflette la piena gioia che può essere pensata dalla fantasia del rinascimentale, dell'illuminista, del romantico, del buonista odierno. Ad esempio il romantico dell'Ottocento si chiedeva: ma possiamo ancora amarci marito e moglie di là, cioè i figli conteranno ancora, ci sarà questo amore terreno che continuerà di là? Il buonista odierno invece si dice: ma Dio non è così bravo che poi perdona tutti, che quindi l'inferno è vuoto e allora andremo tutti in paradiso. E anche qui ricordatevi che ad esempio Floreschi dice: se Dio è talmente buono che di là terrà vuoto il paradiso, allora la libertà di qua in cui l'uomo si costruisce il suo destino è una farsa. Quindi o rinunciamo al fatto che stiamo vivendo una vita drammatica, quindi non da commedia, non da burattini, o non da bambini che poi Dio ci salverà tutti perché tanto non capivamo quello che facevamo, o vogliamo la libertà piena qua giù, come la chiedono quasi tutti, o vogliamo la bontà senza più giustizia di là. Una delle due cose non si può avere: la moglie ubriaca e la botte piena. Bisogna che scegliamo una concezione di vita. Anche il mondo musulmano immagina un paradiso quale poteva vederlo un nomade delle tribù del deserto. Se volete saperne di più, c'è un libro tradotto in italiano dalla Garzanti, Colin McDaniel, unita a Bernard Langa, che hanno scritto Storia del Paradiso, ripercorrono in un grosso volume tutte le immaginazioni del Paradiso dai primi tempi ad oggi. In tutti questi racconti, e finisco, il fondo comune è quello della pienezza del Gaudio, una felicità che non cerca più nulla perché tutti i desideri umani possono fruire di un bene che li soddisfa pienamente. Anche Rosmini, che ha scritto sempre su tutto, ha una sua visione del paradiso. Egli immagina il regno dei comprensori celesti come il luogo dove approdano gli uomini che hanno cercato la felicità attraverso una vita virtuosa e santa. Questi uomini costituiranno ciascuno una bellezza microcosmica specifica accanto ad altre bellezze microcosmiche specifiche, cioè ogni anima sarà rivestita di tutto il mondo e di tutta la storia umana, specifica perché ognuna sarà diversa
dalle altre. La bellezza che essi emanano è specifica nel senso che ognuno manterrà una sua personalità diversa dalle altre, quindi viene salvata l'individualità, la personalità. E poi microcosmica nel senso che dal suo punto di vista abbraccia tutto il mondo e la sua storia. La fonte della gioia crescente alla quale attingono è la visione della bellezza assoluta di Dio, una bellezza che contiene in sé tutta la storia del mondo e mantiene profondità inesplorate, le quali si vanno rivelando gradualmente all'intelligenza del comprensore. Ciascun beato alla visione di questo succedersi di bellezze contenute nel volto di Dio viene preso da crescenti sensi di meraviglia e di stupore, i quali sfociano nella lode o nel plauso intellettuale dell'intelligenza umana all'intelligenza di Dio. Tuttavia, qualunque spinta in avanti nell'immaginare il regno dei comprensori celesti sarà sempre una misera visione. Agostino, nel chiudere le confessioni, prega con queste parole: Signore Dio, tu che ci hai dato ogni cosa, dà a noi anche la pace del riposo, la pace del sabato, il sabato senza tramonto. E dopo aver meditato un po' sulla situazione di questo riposo in Dio nel sabato della vita eterna, conclude: quale uomo potrà far capire queste cose ad un altro uomo? Quale angelo a un angelo? Quale angelo a un uomo? Solo a te possiamo chiedere, in te cercare, a te bussare. Così, soltanto così, riceveremo, così troveremo, così ci verrà aperto. Grazie. Bravo.